Ciao, buongiorno, eccoci nuovamente insieme per il nostro dopo diretta di questo mercoledì e non martedì, perché insomma abbiamo spostato di un giorno questa settimana perché ieri causa lavoro non potevo essere con voi. Allora, beh, che cosa ci siamo raccontati questa mattina? Sicuramente ci siamo raccontati tante cose, la musica, ci siamo fatti gli auguri di Pasqua, abbiamo detto che era già primavera, è scoppiata primavera, infatti faceva caldo, io ero anche in versione primaverile, ma poi abbiamo parlato di musica. Intanto abbiamo salutato anche Depeche Mode con un brano di Depeche Mode che ci aveva richiesto e poi, come vi dicevo, io sono andata un po' a raccontare la storia di tre donne che molto spesso, insomma, non vengono ascoltate, si sono un pochettino perse. E così siamo partiti da Irene Fargo, che con il brano Come una Turandot aveva partecipato al Festival di Sanremo e nelle giovani proposte, nelle nuove proposte, era arrivata seconda. E poi abbiamo parlato di lei, abbiamo ballato un pochettino con il brano storico, classico, forse uno dei più belli di Fiordaliso, Non voglio mica la luna. Anche lei aveva partecipato al Festival di Sanremo. Questa mattina sono andata anche sul Festival di Sanremo senza volerlo ed è stato uno dei suoi più grandi successi. Tra l'altro, con questo successo lei è approdata anche in Spagna e in America Latina. E poi abbiamo, se vogliamo, chiuso con Rossana Casale e la sua La Via dei Misteri, dove insomma io non sapevo, ma il brano Nuova Vita che aveva portato a una trasmissione televisiva, insomma, piaceva alla moglie di Peter e non sapevo se non gliel'avrei dedicato, ma io da questo brano e da questo album invece avevo estratto una cover di Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, che devo dire molto delicata, molto particolare, non la conoscevo e mi è piaciuta molto. Quindi, insomma, queste sono un po' le cose che io vi ho proposto quest'oggi. Nella speranza che insomma vi siano piaciute e che abbiate voglia di andare a scoprire qualcosa in più di queste artiste. Nel frattempo, che dire? Beh, non mi resta che augurarvi veramente una buona Pasqua. Ritrovarci la prossima settimana e non sarà martedì perché sono via per lavoro e vedremo se riusciremo a recuperarla nel fine settimana, quindi verso giovedì e venerdì, ma insomma, voi rimanete sempre collegati che io così vi scrivo tutto e vi dirò quando potremo ritrovarci. Nel frattempo, come sempre, grazie perché siete stati tantissimi, tantissimi anche oggi e questa cosa veramente mi ha fatto molto piacere, per cui non mi resta che abbracciarvi tutti, augurarvi una buona Pasqua, che sia una Pasqua serena, nonostante insomma tutte le restrizioni e questo rosso che continua a rimanere con noi, tant'è che anche io oggi avevo il rosso, a rimanere con noi, dicevamo, ma sicuramente riusciremo a uscirne fuori. Per cui un bacione, un abbraccione, ci ritroviamo presto, rimanete con me sempre sintonizzati e se volete venitemi a trovare sul canale Patreon, Simona Non Solo Radio. Ciao, un bacio, un abbraccio.